Radio Radicale, stiamo con la senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico, che oggi ha eletto la sua capogruppo confermando la senatrice Malpezzi. Allora, c'è stata una votazione regolare oppure è avvenuto per acclamazione che è stato, È diciamo. venuto per acclamazione, avendo accolto l'ipotesi che fossero confermate le cariche uscenti, anche perché il Partito Democratico è impegnato nella preparazione e costruzione del congresso, quindi era giusto considerare questa come una fase di transizione rispetto al congresso. Certo, è stato giusto che siano state riconfermate delle donne che poi non hanno affatto figurato male la scorsa legislatura, anche se lei non c'era. Le donne per definizione non figurano male, ma non c'è dubbio che c'è un problema di rappresentanza paritaria, anche se bisognerebbe smettere di dire che si fa per risarcimento, perché il tema della rappresentanza paritaria non può essere un risarcimento, deve essere un obiettivo che si persegue sempre. Vuole dire qualcosa sul governo? Allora, molti ritengono che dopo l'incontro che c'è stato ieri tra Berlusconi e la Meloni si siano appianate parecchie polemiche, però oggi guardando i nomi, molti nomi nuovi che sono spuntati, qualche interrogativo sorge. Volevo sapere se per lei c'è ancora qualcosa da chiarire, devono ancora chiarirsi qualche cosa tra di loro perché abbiamo visto che ci sono parecchie sorprese. Come dire, le liste circolano, le vediamo tutti e magari sono un po' diverse da quelle che si pensava prima, però credo che anche memore dell'esperienza della settimana scorsa bisogna aspettare e vedere. Ha fatto bene secondo lei la Meloni ad impuntarsi in quel modo con Berlusconi e come trova insomma il fatto che lei l'abbia vinta con Berlusconi che è stato costretto ieri ad andare in via della scrofa? Cioè la sorpresa questo? Ma guardi, io penso che le dinamiche dentro le alleanze sono sempre delle dinamiche complicate, e, come dire, non attribuirei medaglie a nessuno. I nomi che vengono fatti per il Ministero del Lavoro, volevo sapere se lei ha fatto una riflessione su questo e tra l'altro se ne parla poco, anche se poi in un momento come questo dovrebbe essere il Ministero più importante di tutti. Ma infatti la cosa grave è che se ne parli poco, che sia in qualche modo considerato un ministero secondario, mentre i temi che attendono alla prova al futuro ministro o ministra del lavoro sono sicuramente, per dire, complicati e molto impegnativi, soprattutto nel rapporto con il paese. Non mi pare di aver visto delle gran proposte. Ecco, teme che ci sarà un grosso scontro sul reddito di cittadinanza, anche nella legge di bilancio. Nel 2018 il reddito di cittadinanza entrò a regime con quella legge di bilancio al termine di un grosso scontro politico. Pensa che per i tempi ristretti nella legge di bilancio, anche per evitare il rischio dell'esercizio provvisorio, non si affronterà il tema della riforma? Guardi, io penso che se posso dare un consiglio alla maggioranza è bene pensare di migliorarlo e non di intervenire tagliando il reddito di cittadinanza. Mi pare che i problemi della povertà nel nostro paese siano sempre più seri e meritano grande attenzione. Se questa è l'intenzione, ovviamente anche la legge di bilancio può essere l'occasione per procedere a una maggiore inclusione, non solo al sostegno monetario che oggi dà il reddito di cittadinanza. Se hanno altre intenzioni, credo che sia uno scontro politico vero, ma sia un grande problema nel paese poi. Ecco, la terrorizza il fatto che possano mettere mano anche a una flat tax, diciamo all'italiana. Abbiamo visto che nel Regno Unito hanno provato a fare una riduzione fiscale e stavano per arrivare alla bancarotta. Oggi la Premier britannica si trova praticamente all'angolo. Allora, su questo fronte ritiene che ci sarà un tentativo da parte del centrodestra? Io mi auguro di no, me lo auguro per il bene del paese innanzitutto e soprattutto gli consiglio di studiare bene il caso inglese. Un'ultima cosa, allora, ritiene che il terzo polo voglia fare di tutto per fare un'opposizione diversa dalla vostra, diciamo più ambigua, anche in relazione a quello che abbiamo visto la scorsa settimana qui sull'elezione di La Russa, dove sono piovute accuse in ogni dove, anche al Partito Democratico?
Ma io penso che le opposizioni dovrebbero trovare un modo comune di fare opposizione, chi invece cerca sempre di distinguersi in realtà sta cercando di fare la stampella. L'ultima cosa che le volevo chiedere, allora qui al Senato c'è anche il senatore Guidi che è in Fratelli d'Italia, lui viene da una storia della CGIL, la sorprende trovare una persona che si è formata anche nella CGIL su un, diciamo, un fronte opposto. Lei è poi tra l'altro dalla fine degli anni 70, che è l'inizio degli anni 80 che è nella CGIL. Sì, ma infatti l'ho personalmente conosciuto, è una scelta che aveva già fatto, quindi non è come dire una novità. Certo. Mi dispiaceva allora, continua a dispiacermi. La ringrazio, grazie alla Grazie. senatrice Camusso, grazie.